Buongiorno, voglio leggervi una frase di Carl Gustav Jung. La maggior parte degli uomini è eroticamente cieca poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare eros con sessualità. L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora. Infatti, per la donna la sola relazione che conti è quella erotica. Per lei il matrimonio è una relazione con in più la sessualità. Ebbene, questa frase fa riflettere, poiché veramente la maggior parte degli uomini e cieca sessualmente, perché confonde, appunto, scambia la sessualità, scambia l'eros con la sessualità. L'uomo in realtà non possiede la donna sessualmente, ma solo se la desidera, ovvero quando gli manca. È questo che conta nella relazione erotica, il desiderio, non il possesso sessuale, come sostiene Jung. È vero, questa frase fa veramente riflettere. Perché l'amore è fondato sul desiderio, ovvero sulla libertà, non sul possesso. Possedere una donna sessualmente significa possederla solo per un breve tempo, mentre desiderandola la si possiede per sempre. Questo è il segreto di una relazione duratura. Solo se si riesce a capire questo concetto, possiamo amare veramente la donna. E questo ce l'insegnano non soltanto la psicanalisi, ma anche la poesia. Pensate per esempio a Dante quando ha desiderato Beatrice, anche se il suo era un amore platonico. Il desiderio non muore mai, resta per sempre finché l'uomo vive, mentre il possesso, ovvero la pulsione sessuale, appunto, dura solo per breve tempo e poi si esaurisce. Questo è il vero segreto. Ora ve la rileggo e così chiudo questa diretta. Questa frase di Carl Gustav Jung: la maggior parte degli uomini è eroticamente cieca, poiché commette l'imperdonabile malinteso di scambiare eros con sessualità. L'uomo crede di possedere la donna quando la possiede sessualmente, ma mai la possiede meno di allora. Infatti, per la donna la sola relazione che conti è quella erotica, ovvero quella del desiderio. Per lei il matrimonio è una relazione con in più la sessualità. Il sesso per la donna è solo qualcosa in più, ma ciò che vale è appunto il desiderio. Ovvero, come dice Jung, la relazione erotica.